È sempre commovente ascoltare il brano biblico dell'Annunciazione a Maria. Siamo nella quarta domenica di Avvento, mancano quindi pochi passi al Natale e il brano del Vangelo ascoltato elenca una serie di personaggi. Incontriamo l'angelo. Angelo significa messaggero, nunzio, colui che porta un annunzio di bene, la notizia che dà gioia all'uomo, e cioè Dio ti è vicino. L'annuncio è portato a Maria. Sono numerose le ipotesi riguardanti il significato di questo nome. La teoria più accreditata propone un'origine egizia basata su Mri, rispettivamente amata e amore. L'unico personaggio che porta questo nome nell'Antico Testamento è la sorella di Mosè, Miriam, nata proprio in Egitto, dove il nome di Yam, un dio del Levante, è correlabile a Yahweh, dando il significato di amata da Yahweh, o che ama Yahweh. Dunque Maria è amata da Dio e lei ama Dio. Storia di innamorati. Maria, promessa sposa di Giuseppe. Come non pensare a lui? Soprattutto ora che Papa Francesco, come sa sempre fare, ci ha sorpresi invitandoci a celebrare la memoria di questo grande santo per un anno intero. Il nome Giuseppe deriva dall'ebraico, vuol dire accrescere, aumentare. Possiamo tradurlo: Yahweh ti accresca o egli aggiungerà, inteso proprio anche come augurio per nascita di figli. Infatti Giuseppe, che è custode dello stesso figlio di Dio, continua ad esprimere la sua paternità nei confronti di ogni figlio generato nella fede. E quindi il brano evangelico di questa domenica presenta il nome di Elisabetta. Dall'ebraico Elisheba, composto da El, Dio, e Sheba 7, il numero della perfezione. Il suo significato è, pertanto, Dio è perfezione. In alternativa, anche Dio è giuramento, e cioè mantiene le sue promesse. Dio è pienezza di risposta alle nostre domande. Ed Elisabetta ha sperimentato la verità del proprio nome. Infine, ecco l'angelo Gabriele. Il suo significato è variamente interpretato: Gabriele, fortezza di Dio, oppure Dio è stato forte. Sì, Dio è così forte da non aver paura di venire in mezzo a noi, pur sapendo che potremmo non accoglierlo o rinnegarlo o anche tradirlo. Ma la fortezza di Dio è data dalla sua capacità di fidarsi della nostra piccolezza. Lo ha fatto con Maria e con Giuseppe. Si propone anche a noi. La qualità della fortezza non è sentirsi superiori ad altri, ma fidarsi degli altri fino ad affidare se stessi agli altri, sapendo di rischiare. In questi ultimi giorni che ci preparano al Natale, potremmo tornare al significato del nostro nome. E non solo il nome registrato all'anagrafe, ma anche quel nome con il quale Dio si rivolge a ciascuno personalmente, in intimità. I genitori, nel
nei confronti dei loro figli, gli sposi tra di loro, gli amici del cuore, a volte escogitano un modo tutto loro di chiamarsi. Così Dio fa verso ciascuno di noi, suoi figli. Bussando al cuore di Maria, la chiamò Grazia, amata con gratuità. Per conoscere il nome col quale il Signore bussa al mio cuore, devo pensare la mia storia e prendere coscienza di un dono speciale che Lui mi ha fatto e anche di un impegno preciso che Lui mi ha affidato. Siccome comprendere queste cose è solo opera dello Spirito, invochiamolo. Invochiamo lo Spirito Santo perché scenda abbondantemente in noi. Ci stanno dinanzi dunque giorni e feste molto belle e significative. Per alcuni saranno giorni anche velati da tristezza, preoccupazione e solitudine. Ma ormai, col sì di Maria, è entrato nel mondo colui che è speranza di vita, Gesù, il nome, salvezza, salvezza per te. E l'angelo ci dice: non temere, non temere. E dunque, anche noi, in questi giorni, non temiamo, ma gioiamo e lodiamo il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia.